Guardi, abbiamo ritenuto di parlare dell'emergenza oncologica alla luce di ciò che è avvenuto per i malati di cancro. L'epidemia da Covid-19 ha rappresentato per i malati di cancro un vero e proprio tsunami. Il 20% dei decessi da Covid sono di malati di cancro. Inoltre, a causa proprio dell'epidemia, ci sono stati una serie di ritardi e una serie di blocchi ad accesso ai trattamenti terapeutici. Voglio ricordare soltanto che sono stati ritardati più di 1 milione di interventi chirurgici nel 2019, nel 2020 rispetto al 2019, il che significa che il 99% delle donne che avevano bisogno di un intervento per tumore alla mammella non sono state operate con i tempi previsti. La stessa cosa per i malati di prostata al cancro e il 74% dei malati di colon. Sono stati anche ritardati gli esami per la prevenzione secondaria, cioè gli screening sia per il tumore alla mammella che per l'utero che per il colon sono stati rinviati, più di 2,5 milioni di esami sono stati rinviati, che significa che si ritarda la diagnosi precoce dei malati di cancro con un ritardo di 5-6 mesi, il che significa che ovviamente queste persone, non potendo avere una diagnosi precoce, non possono avere un intervento chirurgico e saranno soggetti a interventi terapeutici invasivi e molto spesso anche somministrati troppo tardi per poterli curare adeguatamente. Ci troviamo quindi di fronte a una situazione che continua a nuocere notevolmente i malati di cancro e a questo bisogna porre rimedio. Ecco perché noi abbiamo detto che è un'emergenza oncologica, bisogna intervenire con provvedimenti urgenti per cercare di Certo. recuperare i ritardi e per rendere così più accessibile il diritto di queste persone ad avere una diagnosi precoce e un trattamento immediato. E a proposito dei numeri, facciamo un bilancio anche con Marco Zappa dell'Osservatorio Nazionale Screening di Firenze. Buonasera, ben trovato in collegamento con noi. Buonasera. Facciamo un bilancio, parliamo anche di come sono cambiate le cure. Allora, il bilancio che noi abbiamo fatto, che abbiamo presentato oggi, è il rapporto sugli screening alla luce noi, come diceva prima il professor De Lorenzo, abbiamo registrato che nel 2020 rispetto al 2019 ci sono stati più di 2 milioni e mezzo di esami in meno di screening, dei programmi di screening organizzati, dei screening descritti. Questa diminuzione ha tre elementi che vorrei velocemente mettere in evidenza. Il primo, e forse il più importante, è che è una diminuzione che non è finita, ma che continua a crescere. La sensazione che le cose si stiano normalizzando in questo campo è vero. Nel terzo trimestre nel 2020 ancora sono cresciuti gli esami meno fatti per lo screening rispetto al 2019. Zappa, come sì, prego, prego. La seconda cosa che volevo mettere in evidenza è che questa diminuzione ha due fattori. Un fattore è che c'è un'offerta diminuita a causa del Covid, ma anche, e va messo in evidenza, c'è una minore risposta, ridotta del 15-20% da parte delle persone. Le persone hanno paura di essere contaminate, dunque non rispondono agli. La terza cosa, che è la più interessante, se si può, è che esiste una grandissima variabilità tra le persone. Ci sono poche, a dire il vero, poche regioni che hanno almeno nel terzo trimestre ricominciato a recuperare i ritardi, mentre la maggior parte delle regioni invece continua ad accumulare ritardi. Per cui c'è una grande variabilità geografica, e fra l'altro neanche nord-sud, ma dipende da regione a regione, ed è un altro elemento che però vediamo in positivo, che dice anche che laddove si sono messe energie e decisioni, dei passi di recupero sono Come stati si fatti. recupera il tempo perso, De Lorenzo? Bisogna investire per questo, per esempio per gli interventi chirurgici, se non si provvede ad ampliare sia il personale che soprattutto le strutture.
che sono necessarie, per questo si accumuleranno ancora altri ritardi e io credo che questo piano di emergenza vada affrontato subito. Noi abbiamo voluto dichiarare l'emergenza oncologica anche perché si è potuto constatare durante questo periodo dell'epidemia che ci sono gravi carenze strutturali nell'ambito di quanto riguarda l'assistenza ai malati oncologici, perché una serie di strutture non sono state aggiornate, non c'è stato un processo tecnologico di ammodernamento. Per cui è necessario trovare ora subito il coraggio e assumersi la responsabilità di seguire l'insegnamento dell'Europa, perché l'Europa ha investito per l'oncologia sia attraverso la Mission on Cancer, cioè un investimento per le cinque criticità maggiori, tra cui quello della sanità e il cancro, con un investimento di ricerca a tutti i livelli finalizzato ad affrontare e risolvere il problema del cancro anche attraverso modifiche regolatorie e legislative dei Stati membri e poi attraverso l'approvazione di un piano oncologico europeo che è basato proprio sulla necessità di tener conto di ciascuna attività necessaria nei vari settori per prevedendo non solo i tempi per l'attuazione, ma anche i necessari finanziamenti. È un'emergenza oncologica vera e propria. Noi abbiamo fatto presente la necessità di porre rimedio all'emergenza oncologica l'anno scorso a luglio, in occasione dell'audizione della Commissione Affari Sociali alla Camera. Abbiamo lanciato questo grido d'allarme. Il Parlamento all'unanimità ha approvato due risoluzioni, una alla Camera e una al Senato in 20 giorni, cioè il Parlamento ha recepito il dramma dei malati di cancro e la necessità di intervenire. Il governo ha anche aderito, ma purtroppo non ci sono stati provvedimenti conseguenti. Ora abbiamo ancora insistito affinché si dia avvio a un piano oncologico italiano che segua l'indicazione di quello europeo, ma il problema è che ora bisognerà trovare i finanziamenti da parte del governo centrale nell'ambito del piano di ripresa per inserire l'emergenza oncologica, il piano oncologico europeo in linea con quanto dice l'Europa e i finanziamenti necessari per far fronte all'emergenza oncologica. Io spero che il Presidente Draghi e il Governo prendano atto di questa emergenza e seguano la volontà del Parlamento, perché Certo. sia la Camera che il Senato all'unanimità lo hanno richiesto, speriamo che si inserisca nel refunding plan i finanziamenti necessari per il piano oncologico Una carenza nazionale. assistenziale anche dal punto di vista psicologico, Marco Zappa, no? C'è una componente Sì, psicologica certo. importante, aggravata naturalmente dalla pandemia. Certamente l'impressione in qualche modo di sentirsi soli, di essere abbandonati, di perdere, diciamo, i percorsi che in qualche modo, per esempio, i programmi di screening garantivano, certamente crea dei problemi psicologici. Questo non ci sono dubbi, non ci sono dubbi su questo. Le risposte, a parte le risposte, diciamo, specifiche, sono risposte di rimettere insieme e in funzionante il prima possibile quei sistemi e quei percorsi che invece in qualche modo garantivano un percorso di salute. Ecco, e poi parliamo anche delle strutture. Come sostenere questi malati nelle strutture adeguate in questo momento delicatissimo? In questo momento bisogna cercare di dare spazio anche al recupero della fiducia da parte dei malati, perché in molte strutture ospedaliere, per esempio, i malati non hanno recepito un senso di sicurezza attraverso percorsi differenziati, perché per garantire qualsiasi tipo di rischio di contagio, la maggioranza o quasi la larga maggioranza degli ospedali ha istituito questi percorsi differenziati, in altri no, ma comunque c'è ancora la sensazione che ci può essere questo pericolo, quindi bisogna fare una campagna di sensibilizzazione per assicurare attraverso interventi che diano garanzia ai malati il ritorno alle attrezzature e poi bisognerà ora subito riattivare il sistema che deve trovare un potenziamento, perché non è possibile pensare che questo ritardo si accumulino e che queste carenze che sono state evidenziate rimangano senza provvedimenti adeguati. Rafforzamento anche che parte dalle sedi regionali, Marco Zappa, a Firenze. Sì, certo, i programmi di screening regionali sono un mandato a livello regionale. È anche un'occasione, questa, a
volendo sempre trovare un aspetto positivo, è anche un'occasione questa da parte di tutte le regioni di ripensare e di rafforzare l'impegno sui programmi di screening e di prevenzione, perché noi diciamo che cioè proprio in questo periodo capiamo quanto questi fossero importanti e quanto la carenza di questi possa determinare danni alla popolazione. Allora, qui si tratta da un lato di recuperare i ritardi che sono stati accumulati, ma dall'altro anche di reinvestire, di ripensare questi programmi, di farne davvero, diciamo, la struttura portante della prevenzione oncologica. Grazie Marco Zappa, grazie Francesco De Lorenzo per essere stati con noi. Mi leggo proprio, a